Mi sto avvicendando per andare allo YouTube Pop-up Space di Roma. È iniziato già oggi, però io riesco ad andare solo venerdì e sabato, anche se ho già avuto qualche problema burocratico. Conto di usare le mie finissime doti diplomatiche per risolvere il problema. Devo farmi la notturna in autobus, quindi adesso sono a Lingotto che aspetto il solito Flixbus. Domani mattina bello fresco, prima tappa la Tiburtina, cappuccio e cornetto alla romana. Finalmente, è andato tutto bene, ce l'ho fatta, nonostante ci sia un tempo veramente schifoso. Il bus, continuo a consigliarvi il Flixbus perché non ha sgarrato di un minuto, siamo arrivati giusti. Purtroppo ha fatto un sacco di fermate notturne, però tanto, nonostante tutto, sono arrivato all'Auditorium Parco della Musica, che è bello lontano comunque, Roma Caput Mundi, ma soprattutto volevo dire SPQR. Sono pazzi questi rossani! Dall'altra parte dell'ingresso, aprirà fra circa un paio d'ore, ho chiesto la maschera, c'è in contemporanea il Taste of Roma, quindi se per caso uno si scoccia può fare il biglietto e andare a fare un giro dalla parte dove si mangia. Tremendo! Posso farmi l'outfit? Sono vestito a metà tra me e qualcos'altro. Ciao! Sono pazzi questi rossani! Per il momento non conosco nessuno, sarò quello che viene da più lontano, spero proprio di sì. Così come fanno i motoraduni, no? Danno il premio a quello che arriva da più lontano, non lo so. Io chiedo, con la mia bellissima faccina da culo. E niente, dai, andiamo a fare amicizia. E siamo qui, ce l'ho fatta. Mi hanno fatto entrare. Ho bisogno di dormire almeno 3 ore. Questa è fantastica. Pausa con il cornetto. Ebbene, stiamo facendo la pausa dopo la prima parte, inizia la seconda parte. Comunque oggi siamo divisi per, siccome non ci sono ospiti esterni, ma siamo tutti tra noi. La fetta del tubo. Io sono nella sala 1 e adesso riprendiamo, perché la pausa è finita. Ragazzi, c'è un sonno. E adesso mini sorpresa. Andiamo a confrontare il pantone. Vediamo cosa succede. Allora, questo è il colore. Mi sono diventati grigi dopo averti visto, eh. Tutta colpa mia. Un giorno te li pingerai anche tu come me, ma non per fare il colore. Io ho visto rossano e ho detto ciao. Mi sono diventati i capelli grigi. L'anteprima. Dopodomani vanno a San Francisco. Così potete prendere il treno sulla montagna, quello che avete sempre nei film. Bene, dopo la mia intrusione al volo me ne torno al posto. Prima che mi mandino dietro la lavagna. Niente, ma è divertente lo stesso. Vai, mangi? No, sto collaborando con tutti. Ho deciso di imporre la mia volontà all'uditorio. Che te mangi di buono? Vabbè, scrivetemi, lui è il mio cameraman preferito. Non dire così! Il tuo camera preferito è tuo marito. Vabbè, mio marito fa il... cioè, più che il cameraman fa il... Allora, lui fa... tuo marito fa il cameraman. Io faccio il cameraman, che è quasi uguale, ma cambia l'accento. Lui è il supereroe dei cameraman. Esatto, mi metto sempre così, anche se voi non lo vedete. Se trovo il pennarello, adesso faccio la firma al pannello commemorativo. E poi penso che appenderanno ai muri delle terme di Diocleziano. Ai, voi aiutatemi. Fate iscrivere i vostri amici a tutti i canali che vedete, ma anche un po' al mio, perché sono tanti mesi che non mi sale più, ma tanto triste. E adesso, visto che all'ultimo evento incontro vi ho chiesto nel video, anzi sotto al video, perché poi mi ero dimenticato di chiederlo con la voce, quanti youtuber vi conoscete, vi rifaccio la domanda, sperando che questa volta qualcuno ci sia. E nel frattempo vado a provare la poltrona di cartone. Oh! Dai, fatti vedere, saluta! Ciao, che siamo sotto un vlog. Sì, faccio il vlog prima di andare.
andare a fare il corso su come fare i blog, no? Bravo. Così no, vedo. Mi sembra una cosa giusta. Stranamente la cosa che va di più sono sempre i blog, io non ho mai capito perché. Anch'io faccio blog, però, quindi... Vedi, quindi blogamento totale, è tutto. Non ci credevo, però sta poltrona sembra quasi comoda. Un po' liscia, eh. Dove c'è scritto studio, incredibile ma vero, c'è lo studio, dove quelli che sono abilitati per girare andranno a girare e faranno un video in loco con della vera strumentazione televisiva. Praticamente Frankie, il rappresentatore, faceva delle domande e c'è il videogame. Quindi vabbè, saluto così. Ciao. Cos'è? Sei uno di quegli youtuber che hanno il complesso del teleobiettivo? Non ti piace farti riprendere? No, in realtà no, ho salutato così. Perché mi è già successo una volta? Cosa? Che una di YouTube mi dicesse no, io non voglio farmi riprendere. Sono io che sono invasivo, siccome io sono spaccamaroni, probabilmente non voleva farti riprendere da me. Grazie, Servando, su YouTube. Mi metto nell'angolo a pensare. Bene, dopo aver rubato questo frame, me ne torno sulla poltrona. Come anticipato poc'anzi, ricominciamo dalle basi, no? Come fare vlogging, così finalmente forse riuscirò a farne uno decente, visto che quello che state guardando è un vlog. Solo che il problema è che io l'ho fatto prima di fare il corso. C'è qualcosa che non mi torna. Posso vloggare? Bene, sto divertendo in Space Roma. Quarto corso della giornata, che sarebbe quello qua davanti. Basi di produzione. Continuo a non capire di cosa stiamo parlando, però mi piace lo stesso. Poi una cosa molto bella, adesso questa la dico, le signorine qua davanti mi hanno scambiato per un mago tipo Silva, quindi adesso mi toccherà imparare a fare i giochi di prestigio. Non ho nessun foulard. Mai giocato a Risico? No. Risico, in inglese risk. Siamo usciti fuori tema, rientriamo. Presenta il tuo canale, così ti faccio un po' di pubblicità. The Happiness. No, iscrivetevi e non rompetemi le palle. No, non iscrivetevi mai perché tanto fa schifo. Occhio che se gli dici di non fare una cosa la fanno subito. Ah sì? Allora, sì, sai, quello che ci hanno spiegato stamattina, la psicologia al contrario, psicologia inversa. È ritornato il relatore. Space permanente, qui YouTuber possono alle ultime battute. I corsi sono finiti, adesso ci si diverte, è l'ora dell'aperitivo. E niente, speriamo che la musica sia copy free, altrimenti questo pezzo devo tagliare. Sì, si rompe. Contro le telecamere. Sempre bella sta cosa. Dai, un saluto un po' più energetico. Non lo so, tipo... Ciao! Non vengono queste cose a me. E per concludere degnamente, visto che siamo tutti italiani, una bella tavolata romana dove pagheremo alla romana. Mi piacerebbe, però purtroppo mi mancano i mezzi in questo periodo. La. Bravissima! E adesso, per adattarmi anch'io all'ambiente circostante, finalmente se magna! Ah, ci voleva proprio! Raga! Me lo fate un regalo? Mi fate un ciao generale tutti insieme come faccio io di solito? Ciao! Yeah! This is the end! Ce l'ho fatta, attaccato a stazione Termini c'è il mio mini hotel molto molto spartano, mi sembra di vivere in questi due giorni, sarà come stare in un romanzetto spy stile Mickey Spillane. Avete presente quegli hotel molto cheap che scelgono di solito i detective quando non devono farsi trovare, quando sono senza soldi? Ecco, più o meno questo è così, la stanzetta assomiglia molto a una cella. Ma per il momento vi faccio solo il room tour, così vi fate due risate. La cosa bella è che spendo veramente molto poco per essere nella capitale rispetto a tutte le altre offerte che ho visto. Solo per due notti io mi accontento, non me la tiro, perché sono povissimo. Le poverate a me piacciono. Poor is the new figo. Poor is cool. Comunque, i capelli che fanno schifo, sì. E il
sbaglio al piano. Yeah! L'ambiente è comunque molto, molto mafia capitale. Sì, mi piace, mi piace. Cominciamo dal soffitto. Questa è una cosa fighissima, perché qua dentro, quando sono entrato, ho detto, cavolo, qui non dormirò mai perché fa un caldo, umido, luce al neon molto fredda. Specchio che vedete. Lettino dei nani in ferro battuto. Televisione ultrapiatto del 1988. Lavabo. Bicchierino di plastiche. Frigorifero di legno. Armadio, anche questo di legno. Però mi piace, mi fa effetto molto molto monacale. E poi soprattutto con questo effetto ventilatore non me l'ero ancora immaginato. Dai, dormo un po' e poi vado a farmi un giro per la city. Ci vediamo dopo. Anche se sono le 3 di pomeriggio, però noi pipistrelli notturni dormiamo di giorno per uscire la sera.